Vice Sindaco, la storia naturalmente viene scritta dai vincitori, però quando tra i vincitori c'è una donna se ne parla un po' di meno. Cristina Di Belgioioso è un po' un paradigma in questo senso della storia italiana, ma non adeguatamente valorizzata. Beh sì, certamente sì. Poi per me la conferenza di oggi che il Centro Studi Grande Milano ha proposto è un piccolo regalo alla mia esperienza personale. Io sono una studiosa, tra virgolette, per quanto è possibile, della figura di Cristina Trivulzio, perché è una donna straordinaria che ha segnato culturalmente e politicamente il nostro tempo ed è stata uno degli elementi fondanti del Risorgimento italiano. Quindi conferenze come questa, diciamo, riabilitano il ruolo e la forza delle donne, danno anche un monito rispetto a quanta parte di volontà di eliminazione, di cancellazione ci sia stata nella cultura ufficiale, nella cultura tradizionale, nel fare una selezione sui talenti delle donne, sulla visibilità delle donne. Ecco, tra l'altro si parla sempre di una intelligenza emotiva, no, del femminile. In realtà in Cristina Di Belgioioso c'era anche un'intelligenza politica. No, c'era soprattutto un'intelligenza politica, filosofica, una capacità di intendere e interpretare il reale, una cultura straordinaria, una capacità di comunicare, di scrivere, di tramandare. No, no, non siamo... Poi ognuno di noi ha la sua intelligenza emotiva che aumenta la qualità di ciò che facciamo, ma nel caso di Cristina Trivulzio è un'intelligenza straordinaria, oltre il suo tempo, che arriva fino ad oggi. Assolutamente sì.